Oh, buongiorno, benvenuto, buongiorno. Lo dicevamo, ormai è diventato un rituale questi giorni di confusione, qualche particolare scappa. Bene, ormai sappiamo, siamo abituati anche a questo. Sono quasi 20 anni. Anche di gradimento in territorio. Il territorio non si comporta normalmente molto bene, gradisce la presenza, sopporta anche un po' questi trasporti, ma è un trasporto positivo, cioè in questi giorni. Complimenti e continuiamo così. Perché il trucco è che noi abbiamo imparato dalla Marone, che più invecchia. Ringraziamo sentitamente, ci fa molto piacere che siate qui ad ammirare davvero le migliori avventure. E intanto cominciano i nostri aspri pista. Piotto con questa in bocca al lupo con questa bellissima vettura Bendinelli. Ha portato la Nouvelle Vague francese con questa spettacolare Alpine con un Getrag a 7 marce al volante. E discutevamo prima, come facciamo una mezza riva, con il clan Furlan, che era spettacolare, della Fiat. Qualcuno dice anche il maggiorone nuovo, sono migliori personali, e questa è stata veramente spettacolare, andare a riprendere la vecchia carrozzeria ammodernata nella migliore delle maniere per questo missile terra a terra molto molto. Con tutto quello che ci stai mettendo, gare in salita, gare in pista, accelerazioni, slalom, scalate, ha vinto tutto quello che c'era da vincere. E quindi non può indubbiamente che non entrare nell'Olimpo degli dei tutti che fanno la leggenda. Successo sportivo della Clio. Clio è stata la punta di diamante della produzione sportiva Renault, tutte le sue versioni, vincente, nave più bella anche visivamente, il motore del 935 da pista, uno dei pochissimi esemplari del motore Porsche con la ventola oltre. E si lavorava. Poi sono riuscito anche a non prendere il caschetto da fortuna. Regina 111, 131, no, strato perché è greco, ed
del nome della dea del vento e mai il nome fu più azzeccato, perché guardando una stratoscopa ti viene in mente questo cuneo che taglia, che sventra l'aria in velocità, e quindi è una macchina spettacolare. Bellissima struttura che onorano. Però ragazzi, quando parti hai pelo, vai. Io sono andato a girare con il nostro campo di Marco GSR e ho guidato assieme ad Alex Caffi. È un signore, è un piccino grande. Dicevamo tutti questi signori il vecchio sapore, il vecchio sentore, perché noi in questa falsa era tecnologica.